visto da fuori dallo spazio il mondo è molto bello, però mi è sempre venuto da pensare, sì, ma lì io ci devo andare. Quando andavo al liceo c'era un mio compagno di classe che aveva una moto Gilera e con questa Gilera ci facevo le cose più strane, andava in Africa, al deserto, tornava con queste storie incredibili. E una delle cose che menzionava sempre era quanto era incredibilmente bello, quanto ti univa alla natura il fatto di restare di notte a guardare il cielo. Ci sono dei posti speciali al mondo dove si vedono le stelle e il cielo. Mi è rimasto questa voglia, questa necessità, è una delle cose che voglio fare, quindi vedremo di andarci. Ogni tanto hai bisogno di questi momenti dove ritorni a essere umano, dove ritorni a, da un lato, a stancarti fisicamente, ma dall'altro a riempirti di colori, di sapori, di odori, che poi sono le cose che ti mancano quando sei nello spazio, tra l'altro, perché mentre è bello il fatto che tu sei nello spazio, sei in questa casa artificiale, microgravità, queste cose così, ma di fatto i tuoi sensi sono un po' disabilitati. E una delle prime cose che senti quando va in bocca a porta, senti l'odore dell'erba, senti l'odore della terra, i motori hanno fatto questa cosa, quindi terra in giro, senti questo odore, ti tirano fuori e cominci a sentire il vento in faccia, un risveglio incredibile. Quando vai a perderti nella natura, magari in moto, magari, riscopri molte di queste cose che sono alla base dell'essere umano. La necessità di conoscere, la necessità di scoprire è uno dei motori di base che noi abbiamo. Questo ci fa capire come noi abbiamo questo motore e dobbiamo alimentarlo. Se lo blocchiamo non ci fa sentire bene. Questa è un po' una cosa che ci porta a fare quello che nessun altro è riuscito a fare. Sei seduto su un razzo che ha al suo interno l'equivalente di una mini bomba atomica. One. Booster ignition. And the final liftoff of Discovery. Quando sei un astronauta e hai fatto l'addestramento, il giorno in cui ti legano a questa bomba atomica è il giorno più bello della tua vita. Finalmente si fanno queste cose. Devo dire che il senso di potenza, di fare una cosa impossibile, se è vero che ti viene quando sei su un razzo, viene da dire che è vero anche che ti viene quando sei su una moto. Perché riesci ad andare in posti dove altrimenti non potresti andare. Mi viene quasi da pensare che le moto siano dei mezzi meccanici che sostanzialmente amplificano le capacità dell'essere umano. Viene bene quando tu diventi tutt'uno con questo mezzo meccanico. Io sono Brianzolo, la Guzzi è a due passi da casa mia. Ogni tanto ci passavo lì a Mandello dell'Aria, vedevo Guzzi. Ah, poi non solo, ero pilota e usano lo stemma dei piloti. Erano 12 anni che non guidavo una moto, eppure sono arrivato qua, mi hanno dato le chiavi della moto, l'ho accesa e ci abbiamo fatto 350 chilometri su e giù nelle colline sarde. Girare per una città a piedi senza conoscere e scoprire cose è molto bello, così come salire su una moto e girare per esempio per la Sardegna, trovare queste strade incredibili, vedere questi paesaggi, addirittura lunari in certi punti, vedere il mare, un'altra di quelle forze della natura che ha su di noi un fascino incredibile, specialmente il mare burrascoso, potente, forte. Sono dei momenti dove è bene andare in gruppo, dove è bene andare con un tour organizzato. E andare in gruppo vuol dire condividere le esperienze. È bello andare con delle moto diverse e scambiarsele magari. È bello andare con qualcuno che conosce il posto, che ti fa scoprire le cose. Forse la cosa migliore che uno può fare
se non può andare nello spazio.